Governo al lavoro, stretta per le ONG, violenza di genere e baby gag. Sono almeno tre gli assi su cui lavora il governo e che potrebbero portare a uno o più decreti sicurezza. Un nuovo codice per le ONG che effettuano salvataggio nel Mediterraneo, misure di prevenzione più stringenti contro la violenza sulle donne e per il contrasto alle baby gang. Una riunione operativa si è svolta ieri tra gli uffici legislativi dei ministeri dell'Interno, Giustizia, Lavoro, Infrastrutture, Esteri e Palazzo Chigi. La bozza è ancora aperta, come spiegano diverse fonti di governo. Il CDM non è ancora convocato, ma dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di oggi dopo la fiducia sul decreto rave. Sulla stretta dell'ONG alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva annunciato un codice di condotta per le ONG con sanzioni più efficaci rispetto a quelle vigenti, che sono state depotenziate dal legislatore al punto che basta la visita di un medico a bordo per annullare l'azione del governo. L'ipotesi su cui lavora il Viminale è che le organizzazioni umanitarie possano compiere un unico salvataggio informando immediatamente le autorità e chiedendo l'approdo in un porto sicuro. Per quanto riguarda il pacchetto sulla violenza di genere, andrà a integrare il codice rosso. Le ipotesi al vaglio riprendono in parte il pacchetto messo a punto lo scorso anno dalle ministre Cartabia e Lamorgese. La fine della legislatura ha interrotto il cammino di quel disegno di legge, che prevedeva, tra le altre cose, l'arresto obbligatorio, in alcuni casi anche senza la flagranza, il carcere per chi manomette il braccialetto elettronico, l'ampliamento dello strumento per l'ammonimento del questore per gli stalker. Per arginare le incursioni delle baby gang, tra le ipotesi allo studio anche il DASPO per i minorenni.